Professor Benzi, a lei la parola, previsioni e terremoti. Prego. Allora, il tema delle previsioni dei terremoti è uno dei temi, come dire, più interessanti ma anche più suscettibili di controversie nel campo proprio del settore, chiamiamolo operativo, di fare delle previsioni in sistemi complessi o in sistemi comunque molto difficili da studiare. E l'argomento previsione e terremoti mi sembra particolarmente stuzzicante anche per alcune considerazioni. Per introdurre correttamente questo tema, bisognerebbe anzitutto fare una distinzione fra ciò che è scientificamente prevedibile da ciò che è operativamente prevedibile, che sono due cose completamente diverse. Per fare un esempio, se ritorniamo alle previsioni meteorologiche, oggi sappiamo di poter contare su previsioni a 4, 5, qualche volta anche ad una settimana, particolarmente attendibili. 150 anni fa questa capacità di fare previsioni era messa in discussione sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista operativo. Il primo che ha tentato di fare una previsione come quelle che si fanno oggi è stato Richardson nel 1922 e non aveva sicuramente i mezzi che abbiamo noi e dimostrò che l'operazione era teoricamente fattibile, ma operativamente impossibile. Per poterla fare bisognava avere a disposizione un numero di persone incredibili, perché per fare la previsione a 24 ore lui ci aveva messo In tre che anno mesi è di stato, professore, scusi, lavoro. che Come? anno è successo Questo questo? è del 22, 1922. 1922. Esistevano inoltre forti preconcetti sulla possibile realtà di fare queste previsioni, perché la quantità di dati da dover trattare per fare le previsioni meteorologiche era tale da scoraggiare chiunque. Solo dopo la guerra c'è stato, con l'introduzione del calcolatore e una convenzione internazionale che ha fatto fluire i dati in alcuni centri specializzati, si è iniziato a fare qualcosa in questo settore. Ma operativamente le previsioni meteorologiche, come le conosciamo oggi, sono iniziate circa 25 anni fa. Ora, la situazione sui terremoti è invece ancora a livello di dibattito scientifico, cioè noi non sappiamo, o perlomeno molte persone dubitano, che ci sia la possibilità scientifica di fare delle previsioni. Cioè, siamo in condizioni pressoché certe di avere l'impossibilità attualmente tecnologica, nel senso che non esiste ancora un'operatività in questo senso, però il problema che dobbiamo discutere oggi non è se esiste questa possibilità operativa, ma se esiste invece una possibilità scientifica, cioè in astratto la situazione è prevedibile o non è prevedibile. Ora, a mio avviso, questo è un tema che è particolarmente delicato, perché quando si parla di terremoti si vuole sapere se domani mattina o fra 3 giorni o fra 2 settimane ci sarà una scossa in un certo punto a una certa ora. Facciamo sempre il paragone con le alluvioni. Noi oggi non sappiamo prevedere un'alluvione, ma sappiamo prevedere che fra una settimana ci può essere un'ondata di tempo particolarmente brutto e che quindi aumenta la probabilità in una certa zona di avere un'alluvione. Teoricamente vorremmo avere qualcosa di simile anche nel contesto dei terremoti, però per farlo dobbiamo porre queste basi scientifiche. E quindi il lavoro che si sta svolgendo in questo periodo è quello di capire se la previsione dei terremoti è scientificamente realizzabile, cioè se il fenomeno in qualche modo è predicibile, e solo dopo aver risposto a questa domanda si può tentare di capire che cosa significa dal punto di vista operativo fare una vera e propria previsione. Quindi sono due argomenti che bisogna tenere separati, perché altrimenti c'è il rischio che
appena si parla di previsione e terremoti, si vuole sapere cosa succede il giorno dopo, cosa che è in questo momento non fattibile. Chiarissimo. Professor Buscema, aggiungiamo a quello che ha detto il professore? Beh, sì, insieme abbiamo lavorato per diverso tempo per rispondere a questa domanda. Siamo di fronte a dei fenomeni che sono in via teorica prevedibili o no? Cioè si tratta di fenomeni che di per sé non è possibile prevedere. Bisogna chiarire innanzitutto che quando parliamo di terremoti dobbiamo fare riferimento alla forza sismica che viene registrata dai sismografi. E quindi una forza di 0,1 della scala Richter è una vibrazione del terreno che è difficile sentire anche, mentre una scossa 1 è quasi 9 volte più grande dell'altra, Certo. una scossa 2 è 100 volte più grande di quella 0,1 e via dicendo. Quindi il primo problema è stato per noi quello di vedere se prendendo tutti i dati che erano a disposizione, anche dei dati molto ingenui, cioè tutte le scosse sismiche registrate dal 78 al 2002, superiori allo 0,1, quindi anche delle microvibrazioni, se prendendo in esame tutte queste scosse sismiche, sapendo dove si sono registrate la X e la Y, per intenderci, la latitudine e la longitudine, sapendo la profondità alla quale si sono registrate, sapendo il giorno, l'ora e l'anno e il mese, cioè quindi avendo dati sullo spazio e sul tempo, è possibile prevedere la forza, la quantità di forza sismica, cioè la magnitudo Certo. di quel terremoto? Per far questo abbiamo visto che se noi prendiamo tutti i dati di una certa regione, tutti i dati storici, e facciamo apprendere a un sistema una parte di quei dati in sequenza e poi gli chiediamo di andare avanti da solo, abbiamo visto che si comporta in maniera abbastanza casuale, cioè non prevede, non dà neanche l'idea che il fenomeno sia prevedibile. Mentre, ed è questa l'ipotesi nuova, se gli facciamo apprendere tutte le scosse sismiche che si sono sviluppate nel tempo in tutto il mondo, quindi anche in zone che non sono minimamente legate alla previsione che noi vorremmo effettuare, si vede che il sistema fa poi sulle zone nuove, dovunque esse siano, delle approssimazioni previsionali abbastanza buone. Ovviamente siamo noi che gli diamo lo spazio e il tempo e lui ci deve dire soltanto la forza sismica. Questo ci ha portato a ritenere che, primo, il fenomeno teoricamente non è casuale. Secondo, che è probabile che tutti gli eventi sismici che accadono in tutta la Terra siano più collegati di quanto normalmente si ritiene. Cioè, che è probabilmente non vero. Primo, che i fenomeni sismici sono casuali e quindi sono anche imprevedibili. Secondo, non è propriamente vero che dei fenomeni sismici che accadono in punti lontani dello spazio siano deconnessi tra di loro. Cioè, noi non conosciamo ancora come sono connessi, ma sappiamo che esistono delle connessioni perché il sistema, quando gli si fa vedere tutto l'universo mondo sulla base sismica, riesce ad approssimare pezzetti di futuro in maniera che non può essere un procedimento a caso. Non siamo qui, siamo lontanissimi dall'operatività, ma cominciamo a essere convinti che il fenomeno sia scientificamente prevedibile. Quando parlo di apprendimento, voglio dire che prendendo tutta la base degli eventi sismici dal 78 al 2002, io faccio apprendere a un sistema, una rete neurale in particolare, dal 1978 al 1993 tutti gli eventi sismici che ho registrato, in questo caso circa 170.000. Dopo aver visto
parecchie volte la rete neurale, che è come un piccolo cervelletto umano semplificato al massimo, dopo aver visto per molte volte questi eventi sismici fino al 93, questo sistema artificiale si fa un'idea, diciamo così, di associazione tra tempo, spazio e forza dell'evento, cioè magnitudo dell'evento sismico. E questo lo fa tramite delle sinapsi artificiali che si autotarano vedendo e rivedendo lo stesso fenomeno. Se la regia si aiuta mandando il filmato, si potrà vedere proprio, ecco, la rete neurale mentre apprende. Voi vedrete che esistono in alto 7, vedete, palle grigie, che sono praticamente il tempo e lo spazio di ogni evento, e alla fine in basso una palla rossa che si gonfia e si sgonfia a seconda dell'evento sismico che tenta di prevedere. Queste sono le connessioni che la rete, come un bambino, diciamo, si sta formando vedendo e rivedendo gli stessi eventi. Una volta fatta questa operazione chiamata di addestramento, gli facciamo vedere tutto quello che sappiamo che è successo fino al 93, gli mettiamo di fronte quello che non sappiamo, cioè tempo e spazio in tutti i giorni del 94, immaginiamo, no? Nei 365 giorni del 94. E a quel punto in cieco vediamo come la rete, per ognuno di questi nuovi eventi, immagina una certa energia sismica, cioè una certa magnitudo. Ecco, vedendo come la rete generalizza in cieco su eventi che non ha mai visto, dandogli soltanto il tempo e lo spazio e aspettandosi una stima della magnitudo, abbiamo visto che l'approssimazione, la capacità di prevedere in queste condizioni che sono molto limitate, è molto buona, specialmente se si fa una media, che sì, ecco, vedete, questa è una media dei risultati previsionali su 10.800 eventi che sono accaduti nel 94. Vedete che in rosso c'è la media ogni 400 eventi, cioè ogni due giorni, della magnitudo, dell'energia liberata. No, ogni due giorni, immaginate, sì. Ogni quattro giorni, immaginate, in rosso, e in blu invece la previsione in cieco fatta dalla rete neurale addestrata fino al 93. Questa è l'energia reale, cioè non è la magnitudo semplicemente, cioè è 10 elevato alla magnitudo, cioè la quantità di energia liberata da ogni evento. Qui l'ipotesi di ricostruzione in cieco è fatta su medie da 400 eventi, cioè circa 8 giorni, diciamo. Sì. Okay? Questo è importante per dire, guardando questa simulazione, si può capire che il fenomeno è in linea teorica organizzato, cioè è approssimabile. Sappiamo farlo operativamente? Ancora no. No. Però siamo dell'idea che questa dimostrazione, e con ulteriori studi, il fenomeno sia scientificamente prevedibile, per cui non sia casuale, e che, integrando con altri strumenti, avendo più risorse dallo Stato italiano per poterci dedicare a questo, è possibile costruire un sistema che un domani, valutato opportunamente da alcune commissioni, sia un sistema previsionale. Siamo agli inizi, però se non si inizia e se si continua a ritenere che il fenomeno sia soltanto casuale, è chiaro che non si arriverà mai da nessuna parte. Certo. Questa è una previsione fatta in cieco, invece senza medie. Sì. Questa sugli eventi. Ora, la cosa interessante, vedete sempre in blu la previsione e in rosso la realtà. Per il sistema, il 93, quei giorni del 94, scusate, erano futuro perché non li aveva mai visti prima. Ora vedete che la previsione anche a livello di singoli eventi è molto precisa, ma ovviamente ci sono degli errori, li potete vedere nella differenza tra la linea rossa e la linea blu. Ma la cosa più interessante è che gli eventi che si succedono nel tempo, uno dietro l'altro,
Alcuni sono accaduti a Hong Kong, altri, quello dopo, è accaduto, fate conto, in Umbria, quello dopo ancora in Cina, quello dopo ancora nel deserto del Sahara sulla placca. Cioè sono completamente distanti tra di loro. Eppure, ecco, se guardate un attimo il disegno, si vede che sono in qualche modo, come dire, un po' armonici. Cioè, quando uno sale, uno tende a scendere e viceversa. Cosa vuol dire? Che probabilmente, e dobbiamo ancora lavorarci per capire quanto questa ipotesi è, come dire, dimostrabile, dobbiamo però capire quanto le faglie siano anche un sistema di comunicazione veloce in tutto il mondo tra i vari eventi sismici. Perché questa capacità del sistema di approssimare i singoli eventi, anche sbagliando, però grosso modo approssimando in maniera corretta, eventi che succedono successivi nel tempo, ma succedono in parti molto distanti tra loro, può lasciar supporre che esista un'autostrada di comunicazione veloce e che la Terra globalmente, respirando, crea delle talvolta onde anomale che noi chiamiamo poi grossi terremoti.